Buongiorno a tutti, sono Anna di Persi in Corea, bentornati in questo nuovo video. Anche in questo video parleremo di coreani, perché tutte le domande che ci fate sono sempre relative ai coreani e quindi continuiamo a parlare di coreani. In questo video, come già probabilmente sapete dal titolo, parlerò delle cose da non fare barra non dire nel caso voi vi stiate frequentando con un ragazzo o con una ragazza coreana, oppure siate fidanzati con un ragazzo o una ragazza coreana. Ce ne sarebbero tantissime da dire. Quelle che nominerò oggi sono quelle, diciamo, che o ho provato io personalmente, cioè mi sono trovata a fare delle figure un po' così o a creare delle situazioni un po' imbarazzanti perché non sapevo che, insomma, certe cose è meglio non dirle barra farle. Altre invece sono cose che mi hanno detto i miei amici maschi coreani, o sì, principalmente maschi coreani, riguardanti alle cose che, diciamo, gli danno un po' fastidio oppure gli un po' smosciano quando escono o si frequentano con ragazze occidentali. Iniziamo subito con il primo punto. Questa è, penso, sia il primo errore che io abbia mai fatto in Corea. Il primo punto riguarda i parchi divertimenti. Allora, uno dice, ma che problema c'hanno i parchi divertimenti? Una persona va al parco divertimento e non c'è nessun problema. Beh, io ho fatto questo errore un paio di volte. Cioè, vabbè, se fai due volte l'errore non è più un errore. Vabbè, comunque, insomma, sono recidiva. Ero fidanzata con un ragazzo coreano all'epoca, il mio primo, diciamo, secondo. Vabbè, insomma, un ragazzo coreano appena arrivata in Corea. E stavamo assieme da poco tempo e io nel mentre comunque ero appena arrivata in Corea, avevo già diversi amici coreani che magari avevo incontrato su internet prima di venire in Corea, perché ovviamente prima di venire in Corea mi ero un attimo un po' messa a cercare amici e amiche coreane con cui uscire una volta arrivata, se no che faccio da sola, no? E vabbè, detto questo, quindi stavo già con questo ragazzo coreano. E però avevo anche diversi altri amici coreani che alcuni magari avevo già incontrato, altri non avevo ancora incontrato. Con un paio di questi, che erano maschi, non so per quale motivo, in realtà senza nessun motivo particolare, mi hanno chiesto di andare al parco divertimenti. Ma più che altro perché è la prima volta che ti incontri, magari sai, vai al parco divertimenti, ci sono distrazioni, è un posto un po' più sciallo, no? E piuttosto che uno mi chieda di andare a casa sua, preferisco andare al parco divertimenti, soprattutto se non l'ho mai incontrato, in modo che c'è tanta gente e nel caso sia uno psicopatico almeno c'è tanta gente che mi può aiutare, no? Quindi io, tutta contenta e tranquillizzata, vabbè, sono andata al parco divertimenti e senza minimamente pensare che questo potesse essere un problema, ho detto al mio ragazzo, mi fa, dove sei? Faccio, sono andata a Lotte World, sono andata a Everland, che sono appunto i due parchi di divertimenti principali vicino a Seoul, e lì è successo il finimondo, perché quando gli ho detto che era un amico maschio, è impazzito. Eh no, ma tu mi tradisci, ma come puoi, ti permetti di andare al parco divertimenti con un altro ragazzo? Cioè, neanche me lo fossi portata a casa, è stata una tragedia. Poi io di lì per lì non capivo, ho detto, ma è un parco divertimenti, che si può fare in un parco divertimenti? Però effettivamente andando al parco divertimenti ho un po' capito che cosa intendesse, perché se andate al parco divertimenti in Corea ci sono o famiglie con i bambini oppure coppie, e quindi, diciamo, i parchi divertimenti a quanto pare in Corea sono uno spot perfetto per le coppie, dove si incontrano, si innamorano e si sposano. E quindi, diciamo, al mio ragazzo non è che dava fastidio il fatto che io lo potessi, tra virgolette, tradire al parco divertimenti, perché, cioè, nel senso, la privacy non c'è, ma e poi i coreani non è che fanno tutta questa skinship, si tocchino in pubblico, no? Però dava fastidio il fatto che è un posto prettamente dove andare con il fidanzato, quindi lui immaginava che io andassi lì con loro perché ero interessata a loro come fidanzati, non so quale strano meccanismo mentale porti i coreani a pensare a una cosa del genere, perché cavolo, è solo un parco divertimenti. Però a quanto pare c'è questa concezione del parco divertimenti. Continuiamo adesso con il punto numero 2. Il punto numero 2, sempre continuiamo sulla gelosia, perché alla fine la maggior parte dei problemi tra le coppie è la gelosia. E un altro posto dove non vi potete sognare nemmeno lontanamente di andare nel caso siate fidanzati con un ragazzo coreano, è o andare a bere con un amico o andare a casa di un amico maschio, o nel caso
avete la fidanzata, andare a casa di un'altra ragazza o andare a bere con un'altra ragazza. Allora, diciamo che in realtà è abbastanza comune in Corea vivere da soli, perché molti vanno all'università e quindi si prendono l'appartamento vicino all'università, eccetera. Quindi in realtà di per sé ci possono essere tante occasioni di andare a casa di un vostro amico. Però, come già ripetuto fino alla nausea in molti altri video, andare a casa di una persona del sesso opposto in Corea, diciamo, potrebbe essere fraintesa. Anche in Italia probabilmente potrebbe essere fraintesa, però soprattutto se è un amico di lunga data, eccetera. Cioè, nel senso, uno si fida e va a casa, ma poi in Italia molto spesso viviamo anche con i genitori, quindi c'è anche il fattore genitori, eccetera. In Corea, vivendo da soli, diciamo, c'è un po' più quest'ansia. Comunque, anche qui ho fatto l'errore una volta di andare a casa di un mio amico. E cioè, io ci sono andata con tutta la mia... ma era proprio un amico amico, cioè nel senso che già ci conoscevamo da un po'. E ero andata a casa sua perché doveva insegnarmi a cucinare non so quale zuppa coreana, piccante, eccetera. E quindi sono andata a casa sua, ma sono andata a casa sua semplicemente perché ci serviva una cucina. Quindi non era... non c'era assolutamente nulla di tragico. E vabbè, anche lì ovviamente mio ragazzo mi ha chiesto: oh, dove sei, che fai? E io sono a casa di mio amico a cucinare. E lì impazzito, tra poco chiamava la CIA per venirmi a recuperare. Insomma, che ansia. E la stessa cosa, oltre alle case, vale anche per andare a bere con un altro ragazzo barra ragazza. Perché se siete a bere con qualcuno del sesso opposto, a quanto pare in Corea è una tragedia. Cioè, nel senso, se siete in un gruppo misto va bene. Se siete, per esempio nel mio caso, in un gruppo solo di maschi, vabbè, non è che vada tanto bene, però è meglio che uno a uno, diciamo. Questo, ma in realtà questo io lo capisco, perché tutte queste cose, tipo non andare a casa della persona, non andare a bere, non andare a parco divertimenti, eccetera, io capisco che possono da un lato sembrare, no, ma che due, questi coreani sono troppo gelosi, non si può fare niente. Però in Corea ci sono veramente troppi modi di tradire. E la maggior parte di questi modi di tradire riguardano l'alcol o l'essere a casa di qualcun altro. Perché già se andate a casa di qualcun altro, se quell'altro è coreano, già pensa che gliela vogliate dare. Cioè, nel senso, è proprio una cosa: vai, vieni a casa mia, ok, allora facciamo certe fichi, ecco. L'alcol è il male in Corea, perché tutti bevono e quando bevono perdono il controllo. Cioè, non hanno... cioè, non si sanno gestire. E se vi trovate a bere effettivamente con un ragazzo o una ragazza, se siete veramente, veramente amici, ovviamente non succede niente, cioè nel senso, perché siete amici. Però i coreani, anche se siete amici, quando bevono, cioè nel senso, un po'... non lo so, cambiano. Quindi sarà perché sono repressi durante tutta la giornata e quindi andando a bere sentono più questo bisogno di liberarsi, eccetera. Comunque... diciamo c'è un po' questo problema dell'alcol. Quindi se il vostro ragazzo o ragazza vuole andare a bere ed è con una persona del sesso opposto, io non la farei andare. Cioè, se fosse in Italia chi se ne frega, però un coreano io non mi fiderei. Poi sembra che sia razzista, però cioè nel senso, viviamo in Corea dove cioè i tradimenti sono all'ordine del giorno. Uno un po', cioè, che ansia. Ora continuiamo sempre nell'onda della gelosia. Allora, c'è un altro aspetto che probabilmente già potete immaginare se avete visto tutti gli altri video che abbiamo fatto al riguardo. È l'aspetto dei discorsi sessuali e riguardo alle esperienze passate. Quindi se vi state frequentando con un ragazzo e non siete ancora fidanzati, ci sono questi due casi, no? Nel caso non siete ancora fidanzati, nel caso siete fidanzati. Nel caso non siete ancora fidanzati, evitate di parlare di sesso. Evitate, non perché, oh mio Dio, il sesso, aiuto, che cosa oscena, ma semplicemente perché in Corea è un argomento, non tanto un argomento tabù, però i coreani già hanno un po' questa idea di noi bianchi occidentali che siamo zoccolelle. Se poi fin da subito vi iniziate a fare questo genere di discorsi, tirare fuori questo argomento, diciamo, è più probabile che loro fraintendano il vostro interesse. Quindi magari vi possono prendere per delle ragazze facili, tra virgolette, o interessate solamente a un determinato tipo di relazione. Cosa che magari non è vera. Cioè, se è vera chi se ne frega, potete farlo, però se siete veramente interessati, evitate. Nel caso però invece siate già assieme ufficialmente, in quel caso parlare di sesso o di argomenti del genere, diciamo, non è una cosa poi così sconvolgente, perché insomma siete già fidanzati, ovviamente avrete già fatto fichi, quindi insomma sarà una cosa più normale.
Per quanto riguarda invece le relazioni passate, allora, in Corea c'è sempre questa cosa che bisogna sembrare pure bla bla bla. Ora, io ho quasi 27 anni e non posso di certo andare a dire a un ragazzo che in tutta la mia vita sono stata fidanzata solo con un tizio, perché sarebbe una cosa ridicola che, cioè, non ci crede nessuno. Infatti questa è una cosa che vale soprattutto per le persone un po' più giovani, all'inizio dei 20 anni, eccetera, quando effettivamente magari non hanno ancora tante esperienze, soprattutto se si conta che in Corea di solito sì, si hanno magari esperienza, c'è qualcuno che ha anche esperienza alle superiori, però molti iniziano effettivamente a fare dating, a incontrare ragazzi e ragazze all'università. Quindi una volta che siete versi i 30 anni, chi se ne frega, scordatevi tutto, fate quello che vi pare, però prima è meglio non esagerare, diciamo, il numero di relazioni che avete avuto. O nel caso, anche nel caso abbiate avuto, che ne so, 6-7 fidanzati e abbiate fatto le notti brave, ne abbiate incontrati in giro magari per una notte sola altrettanti, evitate di far sapere questa cosa. Già, appunto, come vi ho detto prima, tendono a pensare che siamo un po' zoccolelle. Se poi gli viene da dire che avete farfallato con 10 tizi e siete stati fidanzati con altrettanti, eccetera, insomma, potrebbero un po' smosciarsi. Passiamo ora infine all'ultimo punto, ed è il punto che riguarda il K-pop. È un punto un po' particolare perché dipende molto da dove siete e da dove il ragazzo barra ragazza coreana vive. Nel senso, nel caso siate entrambi in Corea, viviate entrambi in Corea, comunichiate costantemente in coreano, molte di queste cose in realtà non sono vere. Cioè, nel senso, non serve che le prendiate in considerazione. Però, soprattutto nel caso voi abitiate all'estero, quindi magari in Italia o in Europa, eppure il ragazzo si trovi in Italia o in Europa, allora molte di queste cose, diciamo, potrebbero infastidirlo. Una cosa che ho sentito da amici coreani che hanno vissuto all'estero, in particolare in Inghilterra, è che ultimamente anche loro sanno che il K-pop ha spopolato, che insomma ci sono molte ragazze e ragazzi interessati al K-pop, e di conseguenza molte persone sono un po' ossessionate dal conoscere ragazzi o ragazze coreane ed avere il fidanzato o la fidanzata coreana. Ed è una cosa che, se da un lato dicono oh bello, sì, la Corea è diventata famosa, eccetera, dall'altro, e magari se ne approfittano anche di più quelli magari un po' più stronzettini, prendono e se ne approfittano delle ragazze che sono ossessionate dai coreani per magari portarsele a letto e fare certe cose, perché insomma così è. Però diciamo quelli un po' più con un po' di coscienza, eccetera, diciamo che se vedono che la ragazza è più interessata a loro perché sono coreani che per veramente loro, quella persona che loro sono, diciamo si smosciano un po'. Per esempio, ragazzi che vivono e hanno vissuto in Inghilterra mi dicevano che a volte capitava per strada che delle ragazze li fermasse e chiedeva oh, sei coreano? E poi quando dicevano di sì, dicevo oh gna oppa e cose così, tipo ciao oppa, e loro erano queste. Ma perché? Perché è un contesto diverso, nel senso, se anche il chiamare la persona oppa, se vivi in Corea, parlate in coreano, eccetera, è normale che lo chiamate oppa, perché è la lingua, è coreano ed è così che si chiama. Come io chiamo oppa i ragazzi coreani in Corea con cui parlo in coreano, però per esempio i ragazzi coreani che magari hanno vissuto all'estero con cui parlo solo in inglese, non mi sognerei nemmeno di chiamarli oppa, perché parliamo in inglese e continuiamo con l'inglese. Cioè, soprattutto quelli lì che abitano all'estero, i coreani che hanno vissuto all'estero e incontrano comunque ragazze straniere all'estero, diciamo, non apprezzano molto il fatto che li chiamino oppa, o che magari parlando le ragazze o i ragazzi, dipende, insomma, ci buttino delle parole in coreano così a caso, ma non perché a loro dia fastidio il fatto che usiate delle parole coreane, ma perché perché sanno che la maggior parte delle persone che fanno così è perché sono un po', tra virgolette, ossessionate con il K-pop, i K-drama, gli attori, i cantanti coreani, e quindi, diciamo, in un certo senso si sentono come se voi stiate andando da loro, non tanto perché vi interessa lui come persona o lei come persona, ma semplicemente perché vi piace il K-pop, ed è una cosa che loro trovano abbastanza superficiale, che di per sé lo è,
ma soprattutto perché il K-pop in Corea non è che non ascoltano K-pop, però diciamo che è difficile che dopo i 20 anni la gente magari vada ai concerti o vada ai fansign o segua gli idol eccetera. È più una cosa che si fa quando magari si è alle superiori o alle medie, un po' una cosa da ragazzine tra virgolette. Quindi vedere qualcuno di adulto in questi 20 anni eccetera, diciamo troppo ossessionato dal K-pop, troppo ossessionato dai maschi, dalla carne coreana, diciamo non ha una bella, non è un bel primo impatto, diciamo. Quindi nel caso incontrate qualche coreano in Italia o in Inghilterra o comunque dov'è, va benissimo se gli dite che avete scoperto la Corea tramite il K-pop, il K-drama eccetera, perché obiettivamente se non è K-pop e non è K-drama o non è magari tramite il Giappone, è difficile che uno venga a conoscenza della Corea, siamo onesti, e lo sanno benissimo anche i coreani. Però non fateglielo, diciamo, pesare così tanto, non chiamatelo Oppa dal nulla, a meno che non ve lo chieda lui, ma difficilmente ve lo chiedono, se vivono all'estero. Insomma, diciamo, mantenete calmi i vostri ormoni. Ricordatevi che è prima di tutto una persona, il fatto che sia coreano è una cosa a parte. E non lo so, beh, insomma, state attenti sotto questo punto di vista, perché il fattore K-pop ultimamente ad alcuni ragazzi coreani, soprattutto che vivono all'estero, dà un po' fastidio. E questi erano tutti i punti per oggi. Mi rendo conto che alcuni possono essere un po' una rottura, e non dico che debbano essere per forza così. Io sono convinta che comunque quando si è in una relazione tra due persone di due nazioni diverse è normale che si trovino dei punti in comune, delle vie di mezzo. Quindi non deve essere per forza che non dovete andare al parco divertimenti con un altro amico, o che non dovete per forza parlare delle vostre relazioni passate eccetera. Ovviamente man mano che vi conoscete ognuno si adatterà un po' all'altro. I consigli che vi sto dando sono proprio per quanto riguarda il primo approccio, quindi quando ancora non vi conoscete, non vi conoscete molto bene e vi state appunto, state cercando appunto di instaurare una relazione. Molti di questi punti, se non rispettati, tra virgolette, potrebbero semplicemente farvi litigare per nulla. Quindi nel caso vogliate andare a bere con un vostro amico, io non dico non andateci, però magari diteglielo al fidanzato o con un ragazzo con cui frequentate, però rassicurandolo, facendogli capire che in realtà non c'è nulla di male, non c'è nulla di cui preoccuparsi, eccetera. Quindi non vi sto dicendo non fateli, vi sto dicendo sappiate che queste cose potrebbero dargli fastidio, quindi cercate di farglielo capire prima e non far succedere problemi per nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbia avuto un senso questo video. Se avete altre domande o altre curiosità, scriveteci qui sotto. Vi ricordo di seguirci su Instagram, Facebook e soprattutto sul nostro blog. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!